Gesù è al centro della Pasqua e celebrare la Pasqua è seguire Lui fin dentro Gerusalemme e vivere con Lui quei giorni in cui Lui si è donato e si è offerto. Tutto va preparato, come chiese Gesù ai discepoli proprio poco prima dell'ultima cena. E allora, anche se sei a casa, partecipare alla messa significa celebrare, significa cioè essere alla presenza del Signore e dei Suoi doni. È vero che il Signore guarda il cuore, ma è altrettanto vero che merita qualcosa di più di pigiama, ciabatte o sciatteria. È vero che il Signore guarda il cuore, ma è altrettanto vero che merita qualcosa di più. E allora fatti bello dentro e fuori. Hai un appuntamento con il Signore, anche se diverso da tutti gli altri. Prega anche col tuo corpo, non stare stravaccato o arrampicato. Ci si alza all'inizio, al Vangelo, al Credo e alla fine dell'offertorio. Se puoi, poi, inginocchiati alla consacrazione. Tira fuori il meglio, è per il Signore. Prepara prima della messa una bella immagine sacra e una candela, se l'hai, perché anche lo spazio che hai intorno dia lode al Signore. Fai silenzio qualche minuto prima della messa, qualche istante dopo la comunione spirituale e qualche istante finita la messa, per ringraziare in cuor tuo. Tu vedrai noi, ma noi non vedremo te, ma sapremo di essere insieme.